Siamo in italiano, Portonè Pelicanò, il vice sindaco di Presa, la città con cui siamo gemellati da 60 anni quest'anno. Quest'anno 60 anni qui con il professor Pino Albenzio, già presidente onorario dell'Alliance Française di Taranto. Allora, signor sindaco, quali sono le sue impressioni su questa, su questi riti della Settimana Santa qui a Taranto? È la prima volta che sono qua per la Settimana Santa, ma è un momento meraviglioso, c'è una forte emozione, si sente, si vede quando ci incontro la gente qua a Taranto, si vede che è un momento speciale per i cittadini di Taranto, ma per noi che non conosciamo questo modo di festeggiare è una cosa meravigliosa. Ecco, dobbiamo fare in modo che i cittadini di Brescia vengano qui a Taranto. Non abbiamo la stessa cultura, ma se uno vuole venire per sentire una cosa forte, deve venire qua. Ecco, sappiamo anche delle vostre, della Bretagna, le tradizioni bretone relative anche ad altro tipo di manifestazione che noi abbiamo apprezzato moltissimo nel corso dell'anno, e vi seguiamo da Taranto, vi seguiamo per quanto concerne le vostre manifestazioni. Quindi vi ringraziamo per la vostra presenza qui a Taranto e ricordiamo che dal 12 al 17 di luglio la festa del mare a Brescia, e invitiamo naturalmente tutti i tarantini ad andare ad assistere a questa bellissima manifestazione, questa festa del mare che appunto si tiene ogni 4 anni a Brescia. Grazie al sindaco Rinaldo Melucci per il suo invito, grazie a tutti i cittadini di Taranto per l'accoglienza, grazie ai miei colleghi perché hanno fatto una compagnia meravigliosa e un'accoglienza grande. Grazie anche al professor Albenzio, all'Alliance Française, perché siamo onorati di essere gemellati con Taranto da 60 anni fa. Una bella cosa. Bene, allora a Brescia, arrivederci a Brescia. Grazie. E saluti a François Scrulanda. Non ci manco, grazie a lui. Grazie.